Ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Allora, oggi non è un video tutorial, ma è un video riguardante uno swap. Lo swap è stato indetto nel gruppo di Federica Facchini, and mente chi fa arte e chi l'apprezza. Poi comunque nell'info box vi lascerò tutti i link. Allora, questo swap è un po' particolare perché possono partecipare solo le youtubers che fanno video su YouTube, giustamente, oppure chi realizza tutorial fotografici. Allora, io sono stata accoppiata con Emanuela Diodato, che saluto. E allora, questa mattina mi è arrivato il suo pacchettino e sono rimasta tanto contenta. E vi mostro cosa mi ha mandato. Allora, oltre vabbè al kit che prevede di realizzare un suo tutorial, mi ha messo comunque un po' di materiale creativo. Quindi qui abbiamo delle monachelle e dei charm. C'è anche il segno dell'infinito. Poi mi ha mandato dei biconi, gocce, gli stanziatori qui abbiamo. Fanno sempre comodo, gocce, sì, gocce, scusate, delle perle da 3-4 mm. Si vede proprio che non faccio tutorial da una vita. Altre gocce, una bustina di Rocail e un cordino per mettere su un ciondolino, quello che uno vuole. Poi mi ha messo dei campioncini e poi vi mostro il kit che lei ha scelto per me, che io dovrei realizzare. Allora, qui abbiamo il kit per realizzare le orecchini a lobo Kiri, e poi mentre qui abbiamo il kit per realizzare gli orecchini di Lu alla Luna. Io infatti avevo visto i suoi tutorial, però non ho mai avuto tempo o un'ora di realizzarli. E niente, quindi adesso non mi basta che mi basta solo stoppare il video, realizzare gli orecchini e mostrarvi in un secondo tempo. Quindi ci vediamo dopo con il tutorial. Ciao! Ciao ragazze, allora eccoci qui con gli orecchini terminati. Abbiamo qui gli orecchini a lobo Chéri e gli orecchini di Lu alla Luna. A me piacciono tantissimo e niente, quindi io ringrazio Federica Facchini per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo swap un po' diverso. Mi scuso per averlo pubblicato solo ora, però sono stata molto impegnata con il lavoro. Quindi niente, saluto tutti, ringrazio quindi ancora una volta Federica e saluto anche Emanuela. Ciao ragazze, ciao!